Attenzione, attenzione, stiamo tutti molto molto attenti perché il Chelsea fa veramente sul serio per Lukaku. Fonte: Gianluca Di Marzio, il Chelsea ha offerto all'Inter 100 milioni più Marcos Alonso così di botto in aggiunta per prendere il belga e l'Inter al momento ha rifiutato ogni proposta, ma c'è un grosso ma: se il Chelsea dovesse alzare l'offerta a quel punto diventerebbe decisiva la volontà di Big Rom. Mi raccomando, prima di parlarne commentate, iscrivetevi e se vi va mettete anche un bel like. Detto questo, ragazzi, è una trattativa che potrebbe sconvolgere completamente un mercato fino ad oggi molto molto noioso, almeno da noi, e estremamente bloccato. Per me Lukaku deve essere assolutamente incedibile, non va venduto neanche, ragazzi, per 150 milioni. Lukaku è veramente un giocatore che, a parte che comunque ti regge l'attacco praticamente da solo, è uno decisivo, è uno che comunque con Inzaghi e col suo 3-5-1-1 va a nozze ed è veramente, ragazzi, un giocatore quasi impossibile da rimpiazzare. È un giocatore che per me va tenuto con le unghie e con i denti, però ovviamente se lui in caso chiedesse la cessione l'Inter non potrebbe opporsi più di tanto e sarebbe costretta a piegarsi alla volontà del giocatore, quindi ad accettare di conseguenza l'offerta dei Blues. Per me, lo sapete, ragazzi, io Lukaku lo amo calcisticamente parlando dai tempi dell'Everton e ovviamente lo reputo uno dei centravanti attualmente più forti in assoluto in Europa e di conseguenza, come detto, non lo venderei mai, non mi priverei mai di Lukaku in attacco. Però ovvio, ragazzi, in questo momento i soldi fanno la differenza. Io comunque penso che alla fine l'Inter lo terrà almeno quest'anno, però ripeto, se il Chelsea alza l'offerta, come dice anche Di Marzio, a quel punto la situazione diventerebbe molto molto più complicata e Lukaku potrebbe anche vacillare, perché si parla, ragazzi, di un'offerta che per l'Inter è irraggiungibile anche a livello di ingaggio. Si parla di circa 15 milioni annui per Lukaku, una cifra veramente mostruosa, inimmaginabile anche per le casse dell'Inter, che comunque ha offerto un contratto ricchissimo a Lukaku, ma non così ricco, ed è impossibile che comunque possa offrire questi soldi, che sono veramente tantissimi, penso più o meno la metà di quello che prende Ronaldo, a Lukaku. Comunque, ripeto, per me a livello tattico con Inzaghi va a nozze, è uno che comunque nel 3-5-1-1 va benissimo e sarebbe per Inzaghi la punta di peso, la punta di stazza un po' alla Ciro Immobile, mentre l'altra punta, quella un po' che gli gira intorno, sarebbe Lautaro, appunto il Luis Alberto, la seconda punta. E veramente l'attacco l'Inter ce l'ha già bello che impacchettato per Inzaghi, l'ha bello che confezionato lo scorso anno, e se rimanesse così sarebbe un grandissimo attacco. Certo, se ti privi di Lautaro è secondo me comunque più facile da sostituire. Io tra i due, ovviamente, ve l'ho detto, venderei Lautaro, che per il momento, diciamo che qualche giorno fa si è alzato un po' un polverone su Lautaro dicendo che c'è la possibilità di una cessione, però per il momento tutto sta un po' tacendo. Io ovviamente mi terrei entrambi, però se dovessi scegliere uno da dare via, senza dubbio, ragazzi, Lautaro, che è un ottimo giocatore, ma è molto più facile da rimpiazzare. Lukaku è veramente, se non è insostituibile, poco ci manca. Lukaku per me non deve essere ceduto neanche a 500 milioni. È vero che poi comunque con quei 100 milioni ti metti a posto la squadra. Nandez, Bellerin, comunque un esterno buono. Hai anche Marcos Alonso incluso nel pacchetto. Però Lukaku è veramente troppo difficile, io penso, da rimpiazzare. Io penso che l'anno scorso, se l'Inter non avesse avuto Lukaku, ma avesse avuto un altro centravanti qualsiasi alla portata, non Ronaldo o Suarez o non so, ragazzi, o Cavani, uno alla portata, io penso che l'Inter l'anno scorso senza Lukaku non avrebbe vinto lo scudetto. Magari senza Lautaro sì, senza Lautaro avrebbero comunque alzato il trofeo dopo quanti 11 anni, però senza Lukaku no. Lukaku è veramente un giocatore troppo troppo importante, quindi non ci resta ora che attendere la trattativa, l'esito di questa trattativa clamorosa, ragazzi, che sta veramente animando un mercato fino ad oggi morto o quasi, soprattutto in Serie A. Vi ricordo ovviamente di scrivere qui sotto che ne pensate, se lo cedereste e se sì per quale cifra, se invece non ve ne privereste mai, manco, ragazzi, se vi offrissero una villa a Los Angeles. E mi raccomando, ovviamente, iscrivetevi anche e lasciate pure un bel like. Ci vediamo o dopo domani a seconda delle news. Ciao a tutti!